Dopo Capaci, Via D'Amelio, dopo Falcone, Paolo Borsellino. In mezzo una parentesi di 57 giorni che questa sera esploreremo per capire se c'è qualcos'altro da rivelare sulle entità esterne, menti raffinatissime che Giovanni Falcone aveva intravisto dietro molti, troppi delitti e stragi di mafia. Lei ha detto: il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Buonasera. Abbiamo deciso di cominciare questa puntata di Atlantide con le parole di Giovanni Falcone sulla paura e sul coraggio, nell'intervista che aveva concesso alla collega francese Marcel Padovani. E abbiamo deciso di intitolare questa puntata Dopo Capaci, dando a quel dopo il senso dell'oltre, oltre tutte le verità giudiziarie che ci sono state consegnate nei processi e nelle indagini sui delitti e le stragi di mafia. Ecco che cosa cercheremo di fare questa sera, e lo faremo con degli ospiti di peso, come Carla Del Ponte, ex procuratore generale della Confederazione Elvetica, che praticamente mai, oppure molto raramente, ha deciso di parlare di quella stagione, di quel momento, e invece questa sera sarà nostra ospite. E poi anche con Nino Di Matteo, procuratore attualmente membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è in queste ore al centro di un confronto aspro con il ministro della Giustizia Bonafede. Esploreremo fatti che incrociano interrogativi senza risposta sulle entità esterne, elementi raffinatissime che Giovanni Falcone aveva intravisto dietro la mano di Cosa Nostra. Interrogativi e ombre che ci porteranno da Capaci alla strage di Via D'Amelio, cioè alla morte di Paolo Borsellino, ma soprattutto dentro quella parentesi di 57 giorni che separa le due stragi e all'interno della quale si incardina quella che ormai è conosciuta da tutti come la trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. Oggi commemoriamo Falcone e abbiamo finito. Poi fra due mesi commemoriamo Borsellino e abbiamo finito. Tutti questi fatti non possono essere visti isolatamente l'uno dall'altro, perché non sono successe due, tre cose, due, tre omicidi. Qui è successo qualche cosa di inenarrabile, di pazzesco. Noi dobbiamo chiederci soprattutto: ma è vero che tutto quello che è successo è tutto da riferire a Totò Riina, è tutto da riferire alla mafia? Ecco il punto, ed ecco quale era stata la considerazione che aveva fatto Alfredo Morvillo, procuratore fratello di Francesca Morvillo, uccisa insieme a suo marito Giovanni Falcone il 23 maggio 1992, quando saltò in aria un pezzo dell'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, uccidendo non solo loro due, ma anche tre agenti della scorta. Beh, quella strage aveva avuto un antefatto importante. Nel 1984, cioè circa 4 anni e mezzo prima, doveva essere arrestato Oliviero Tognoli, uno dei re del tondino, diciamo era un ingrosso imprenditore del Bresciano, che aveva aperto una sua impresa, un'altra impresa in provincia di Ragusa, e lì era diventato uno dei più importanti riciclatori di denaro sporco proveniente ovviamente dal traffico di stupefacenti di Cosa Nostra.
Oliviero Tognoli era inseguito da un mandato di cattura firmato da Giovanni Falcone. Doveva essere arrestato il 12 giugno del 1984, ma proprio quel giorno a Palermo ricevette una telefonata che gli diceva: scappa perché stanno venendo a metterti le manette ai polsi. E questa, diciamo, questo particolare è un particolare che Tognoli si porta dietro fino a quando nell'ottobre del 1988 si fa arrestare nella Confederazione Elvetica in Svizzera, dove ha un altro mandato di cattura firmato dal procuratore Carla Del Ponte. E questo è quello che succede dopo. Non appena Carla Del Ponte finisce il suo interrogatorio, Giovanni si alza dalla sua sedia e comincia a parlare con Tognoli. Dopo qualche minuto la Del Ponte finisce il suo lavoro e si avvicina ai due. Sente che il dottore Falcone stava insistendo con Tognoli per dirgli: ma mi vuoi dire chi ti ha fatto scappare? Non mi dirai che tu improvvisamente hai ricevuto una telefonata per caso di un tuo amico e te ne sei andato? Perché non mi dici chi ti ha fatto scappare? E Tognoli tergiversava, manifestava chiaramente la sua paura, fin quando il dottor Falcone decide di rompere in dubbio e gli fa una domanda. In questa domanda il dottor Falcone inserisce il nome di un appartenente alle forze dell'ordine che lo avrebbe chiamato, quello che lo avrebbe chiamato, per il quale lui aveva le sue motivazioni. Sì, certo. E dice a Tognoli: per caso è stato Tizio? Lui. E Tognoli risponde: sì, alla presenza di Carla Del Ponte. Dunque questo latitante, questo narcotrafficante, riciclatore di soldi, il nome del traditore l'aveva fatto a Falcone davanti a Carla Del Ponte, ma si era rifiutato di verbalizzarlo. Quindi l'identità del traditore era rimasta un segreto condiviso da Falcone e da Carla Del Ponte, che alla Daura dovevano morire in quell'attentato che poi miracolosamente fallì. Sentiamo che cosa dice Morvillo. Questo fatto, non c'è dubbio che da un punto di vista oggettivo consente di ritenere che qualcuno ha tradito Giovanni, non soltanto, ma tranne che noi non vogliamo credere alle casualità, alle coincidenze, se per caso quella bomba fosse esplosa, moriva anche sarebbero morte il dottore Falcone e la dottoressa Del Ponte, quindi non può essere un caso che lo si organizza mentre c'è la dottoressa Del Ponte. Sono tantissimi momenti in cui puoi realizzare un attentato. Evidentemente i due avevano insieme un qualche segreto, una qualche conoscenza investigativa che, se l'attentato fosse andato a compimento, non sarebbe stata più resa nota a nessuno e loro l'avrebbero portato con sé nella tomba. Qualche giorno dopo, avvelenato dalle voci e dai sospetti che stanno circolando e che addirittura vogliono che sia stato lo stesso Falcone a preparare, a organizzare quell'attentato per smanie di protagonismo, perché in quel momento si sentiva un po' emarginato, diciamo, fuori dal cono di luce, dall'attenzione dei mass media, Falcone convoca il giornalista dell'Unità, Saverio Lodato, e gli parla per la prima volta di queste menti raffinatissime che lui intravedeva dietro i delitti di mafia ed evidentemente anche dietro il mancato attentato alla Daura. Poi, colpo di scena, dopo 28 anni, mercoledì scorso, Saverio Lodato rivela per la prima volta che Falcone gli aveva detto chi era una di quelle menti raffinatissime. Ascoltate. Lui parlava al plurale e parlava come colui il quale, ma io questo l'ho capito dopo, anni dopo, aveva già la consapevolezza del fatto che si trovava invischiato in un grande capitolo di quella che era e poi sarebbe diventata pubblicamente la trattativa Stato-mafia. Lui non credeva già più da tempo, lui, Giovanni Falcone, alla favola che la mafia avesse decapitato in Sicilia un'intera classe dirigente facendo tutta da sola, senza che lo Stato italiano fosse in grado di opporsi. Andiamo al punto, Giovanni Falcone, Saverio. In quell'occasione mi fece
alla domanda, alla risposta che vuoi, quel nome, il nome era quello del dottor Bruno Contrada. Bruno Contrada, super poliziotto, super agente dei servizi segreti, il cui nome e la cui figura passa attraverso tante storie di mafia, delitti eccellenti, stragi dagli anni 70 agli anni 90, anche durante la strage di Via D'Amelio, dove muore Paolo Borsellino. E sentite che cosa racconta proprio su questo punto il procuratore Nino Di Matteo. Nell'immediatezza della strage, quando la prima volante della polizia arrivò in Via D'Amelio, pochi minuti dopo, era stato visto allontanarsi dal luogo della strage con qualcosa sotto braccio il dottor Bruno Contrada. Questa indagine si concluse con l'accertamento di un alibi del dottor Contrada, che dimostrò, attraverso la testimonianza di vari soggetti, tra cui anche degli ufficiali dei carabinieri, che in quel momento, al momento dell'esplosione, si trovava invece a fare una gita in barca al largo di Palermo. Quello che è veramente importante, che oggi dovrebbe essere particolarmente sviluppato, è questo. Noi abbiamo l'indicazione, che proviene quindi da un ambito di ufficiali dei carabinieri, del dottor Contrada presente in Via D'Amelio, certamente non casualmente. Abbiamo l'alibi di Contrada. Io ho condotto dal 95 in poi un'indagine nel corso della quale ho messo a confronto sul punto quegli ufficiali del ROS con quei funzionari di polizia dai quali i primi dicevano di aver avuto la notizia. Sono rimasti ciascuno nelle rispettive posizioni, quindi o mente qualcuno dei carabinieri o mente qualcuno della polizia. Che cosa si è voluto rappresentare indicando la presenza di una persona precisa, cioè precisa, dire, che poi è stata smentita? E guardi, la drammaticità di queste indagini condotte da me e da altri negli anni a seguire è plasticamente rappresentata da quei confronti. Mi creda, sono da una parte ufficiali del ROS che non ho motivo di non stimare, dall'altra parte funzionari di polizia che allo stesso modo hanno avuto una carriera e una condotta irreprensibile, ma sul punto, presenza o meno di Contrada in Via D'Amelio, sono in una contrapposizione insanabile. Questo rende il concetto di quanto qualcuno dello Stato abbia mentito. E perché lo ha fatto? E perché viene indicata una circostanza proprio in relazione al momento in cui scompare l'agenda rossa? Viene addirittura indicato che qualcuno delle forze dell'ordine avrebbe visto il dottor Contrada, avrebbe anche predisposto una relazione di servizio e sarebbe stato invitato, indotto a stracciarla. Vede qual è la grande contraddizione? Nel momento in cui qualcuno aveva indicato la possibile presenza di Contrada in Via D'Amelio, la procura di Caltanissetta di allora, il dottor Tinebra, questo è venuto fuori, io l'ho accertato soltanto 3 anni dopo, aveva affidato il compito di fare le indagini anche a Contrada. Cioè nel luglio del 92, mentre qualcuno diceva che Contrada era lì, evidentemente non casualmente, ma per trafugare qualcosa, per trafugare l'agenda rossa, l'allora procuratore capo Tinebra aveva chiesto un aiuto al dottor Contrada nella sua qualità allora di uomo dei servizi, per cercare di ricostruire e di indirizzare le indagini. E questo è un assaggio di quello che sentirete e ascolterete tra poco, quando attraverseremo questi 57 giorni che separano Capaci da Via D'Amelio, le due stragi, Falcone da Borsellino, quando si intravedono ombre
di strani personaggi che però lasciano impronte ogni volta che c'è un delitto o una strage di mafia. Avevamo chiesto al dottor Contrada se insomma avesse avuto voglia di essere intervistato, ma il suo gentile avvocato ci ha risposto che Contrada non era intenzionato. Richiesta tardiva, ci ha scritto, come se avessimo dovuto ascoltarlo in anticipo su quello che avremmo saputo dopo, un po' come fossimo dei preveggenti. Ed è un peccato davvero, perché sarebbe stato interessante avere un confronto tra l'uomo che viene citato tante volte, in tante occasioni tragiche di mafia, e gli ospiti che insomma avremo questa sera, a cominciare da chi invece ha voluto accogliere il nostro invito, e cioè l'ex procuratore generale della Confederazione Elvetica Carla Del Ponte, che è in diretta con noi adesso. Dottoressa Del Ponte, buonasera, mi sente bene? La sento benissimo, buonasera a lei. Buonasera, io la devo ringraziare perché lei è famosa non soltanto per le indagini che ha fatto, ma per la sua riservatezza, per diciamo l'attenzione con cui molto raramente, difficilmente accetta di parlare di indagini che ha seguito. Lei è stata procuratore generale della Confederazione Elvetica, è stata procuratore capo nel Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, dove mise sotto accusa tra gli altri Karadžić, Milošević, Mladić, e quindi insomma voglio dire ha un passato importantissimo da magistrato. Ha ascoltato lei questa ricostruzione che noi abbiamo fatto del caso Tognoli, dentro cui entra il nome di Bruno Contrada, e io le voglio chiedere se questa ricostruzione è corretta oppure se c'è qualcosa che lei può aggiungere o anche rettificare. Sì, io ho seguito non solo la parte che riguarda Oliviero Tognoli, ma naturalmente tutta la trasmissione, e voglio dire che è stata una ricostruzione accuratissima, e non c'era niente da aggiungere né da togliere. Comunque è assolutamente vero e confermo che intanto Oliviero Tognoli decide lui di farsi arrestare a Lugano. Cioè lui sapeva che era ricercato in Italia, sapeva probabilmente anche dell'ordine d'arresto in Svizzera. Comunque lui decide per la Svizzera, però non vuol farlo sapere che si è costituito, e quindi si parla solo di arresto, perché in fondo io ero d'accordo, perché l'arresto è un arresto, se si costituisce o no, comunque è un arresto. Certo. Mi scusi se la interrompo. Dottoressa, perché sì, questo è un particolare interessante, nel senso che farsi arrestare invece di consegnarsi evidentemente serve anche ad evitare di mostrarsi come uno pronto a collaborare. Beh, giusto, è corretto quello che sto dicendo. Sì, in linea di massima sì, ma lui non collaborava per niente. La sua motivazione era stata perché così a Lugano non c'è mafia. Naturalmente una delle prime domande che io ho posto a Oliviero Tognoli, sapendo che lui aveva deciso di costituirsi, sì, quindi lui sapeva dell'ordine d'arresto in Italia, quindi la mia domanda è stata quella da chi l'ha avvertita che lei aveva un ordine d'arresto in Italia. E lì Tognoli mi dice sì, è vero, cioè non poteva negare che non fosse stato avvertito, e mi dice è Bruno Contrada, è un funzionario di polizia dei servizi segreti, servizi di informazione. Per me non era nessuno, quindi prendo l'informazione, ma naturalmente la passo subito a Giovanni Falcone,
col quale eravamo naturalmente in contatto, perché io stavo bloccando a Lugano tutti quei conti bancari di riciclaggio di denaro di droga. E quando io lo, e poi non glielo dico al telefono, perché nel frattempo oramai avevo imparato che al telefono non si dicono certe cose, eccetera, eccetera. Quindi la prima volta che ci vediamo, che lui, perché lui veniva sempre a Lugano, quindi la prima volta che ci vediamo a Lugano gli dico: guarda, che la mia sorpresa è stata che Giovanni Falcone non era sorpreso che questo tale Bruno Contrada avesse avvertito dell'ordine d'arresto. Naturalmente voleva però che lo mettesse a verbale. Certo. E lì Tognoli, quando poi ci siamo incontrati tutti, ha sempre rifiutato di mettere a verbale. E se io ricordo che non le ha nemmeno mai detto a Giovanni Falcone che sì, era Bruno Contrada, non l'ha mai neanche detto quello, l'ha lasciato capire, intendere così, perché naturalmente era in mia presenza, quindi era difficile negarlo, però diciamo non l'ha proprio spontaneamente ammesso. Cioè mi scusi dottoressa, ecco. quindi Giovanni Falcone non dice a Tognoli: ma è stato Bruno Contrada a telefonarti? E lui risponde di sì. Non no, è così. No. Ma forse magari l'avrà anche detto, perché devo dire anche che è stata forse l'unica volta che io ho visto Giovanni Falcone arrabbiarsi. Giovanni Falcone non si arrabbiava mai quando interrogava, mai. Lui poneva le sue domande, ascoltava. Invece con Tognoli, perché è stata l'unica volta che io ho visto Giovanni Falcone arrabbiarsi con Tognoli, che praticamente negava l'evidenza, perché io ero il teste presente, no? Ecco. E credo che non avesse, se non ricordo male, perché ormai sono passati così tanti anni, ma non ha mai verbalizzato che fosse uno contratto. No, infatti non ha mai verbalizzato. Io, se mi ricordo bene, sono andata a testimoniare a Palermo. Sì, senta, dottoressa, le chiedo proprio due minuti di attenzione, perché noi stiamo parlando di Bruno Contrada, però bisogna cercare, diciamo, di spiegare chi è e anche qual è stato l'iter processuale che lo ha visto come imputato. Quindi se ascolta con me questa piccola scheda che abbiamo chiesto a Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, e poi ricominciamo a parlare. Bruno Contrada fu arrestato alla vigilia del Natale del 1992 e il suo arresto fu particolarmente importante e rumoroso, perché è il primo aspetto che illumina i rapporti fra mafia e istituzioni nelle inchieste che seguono le stragi del 1992. Bruno Contrada era uno dei più famosi poliziotti di Palermo. Ha lavorato come funzionario e poi come capo della squadra mobile, poi capo della Criminal Pol negli anni 70-80, e poi era approdato al servizio segreto civile, il SISD, diventando il capo di gabinetto, sostanzialmente poi il numero 3 del servizio segreto civile, che era la carica che ricopriva quando fu arrestato. Alla base delle accuse nei suoi confronti ci sono le dichiarazioni di molti pentiti, che sostanzialmente raccontano che, soprattutto negli anni Ottanta, aveva fatto favori, aveva, diciamo così, lasciato in libertà, o comunque contribuito a lasciare in libertà, diversi boss di mafia. In particolare ne parlano Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese. È stato un iter processuale molto lungo e complesso, perché Bruno Contrada è stato condannato in primo grado a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Poi è stato assolto in secondo grado, in appello. Poi la Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione di appello e nel nuovo processo di secondo grado è stato condannato di nuovo. E la Cassazione nel 2007 ha definitivamente condannato Bruno Contrada. Ma la battaglia del poliziotto, che ha sempre continuato a dichiararsi innocente, ha sempre detto che lui la mafia l'aveva combattuta e che le dichiarazioni dei pentiti erano vendette nei suoi confronti, la battaglia, dicevo, è continuata, perché poi lui si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che in un primo momento, in una prima sentenza, aveva sostanzialmente
multato l'Italia perché diceva che Contada doveva andare quantomeno agli arresti domiciliari per le sue condizioni di salute. E poi in un secondo ricorso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha anche detto che la condanna a Contada sostanzialmente era ingiusta, non entrando nel merito delle accuse, ma sostenendo che prima del 1994 il reato di concorso in associazione mafiosa non era ancora così chiaro per cui una persona potesse essere consapevole di stare commettendo un reato e quindi non poteva essere condannata per fatti anteriori al 1994. A quel punto Contada si è rivolto alla Corte d'Appello di Palermo per veder annullata di nuovo la sua condanna, la Corte ha detto di no, ma la Corte di Cassazione invece ha recepito la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in pratica annullando gli effetti collaterali della pena. Sostanzialmente gli ha ricostruito la carriera, gli sono stati restituiti dei soldi sul piano pensionistico, perché la pena era stata già scontata definitivamente e completamente. Dottoressa Del Ponte, possiamo provare a fare un passo indietro insieme a quel 21 giugno 1989 quando lei insieme al suo collega Lehman è a Palermo ed è, diciamo, ha ricevuto un invito dal dottor Falcone nella sua villa alla Daura per forse fare un bagno, non so, comunque passare, pranzare lì. Che cosa ricorda di quella mattina? Beh, devo dire che ricordo tutto, perché quella mattina noi praticamente la sera prima avevamo terminato l'interrogatorio di tutti i nostri accusati, cioè io ero a Palermo perché dovevo interrogare i beneficiari di conti bancari in Ticino che io avevo bloccato e quindi io avevo una montagna di soldi che dovevo naturalmente poter confiscare e quindi l'atto procedurale dell'interrogatorio degli accusati ed era quello che abbiamo fatto in quei giorni, in quei tre giorni che siamo stati a Palermo. La mattina che dovevamo partire la polizia è venuta a prenderci in albergo molto presto, ci siamo stati portati nell'ufficio di Giovanni Falcone in tribunale e lì abbiamo saputo di quello che era successo. Io devo dire che non siamo andati, cioè eravamo stati invitati a cena la sera prima, siccome avevamo terminato il lavoro, così come premio Giovanni diceva possiamo andare nella villa che ho affittato al mare a fare un bagno perché finivamo presto. Io era la prima volta che andavo a Palermo e quindi alla mattina, non alla sera quando abbiamo deciso lì nel ristorante dove abbiamo cenato, ma alla mattina dico a Giovanni: ti fa niente se invece che andare alla Daura vorrei visitare Palermo, perché era la prima volta che io andavo a Palermo. E questo mi ha salvato la vita, ha salvato la vita a tutti noi del gruppo, perché non ci siamo andati a Mondello. Sa, dottoressa, perché su mi quello scusi... che chi... Sì. No, questo racconto è molto importante. Perché, mi dica. Sì, perché in realtà... diciamo questo invito che estemporaneo che le fa Giovanni Falcone a cena è un invito che soltanto poche persone potevano avere ascoltato. Esatto. E infatti quell'attentato esatto. viene preparato in modo così frettoloso e così improvvisato esatto. che poi non funziona. E tra l'altro Falcone non faceva quasi mai il bagno, anzi mai, mi dicono lì quando andava nella villa. Per cui diciamo sì. c'è anche qui una fuga di notizie che è inquietante. È chiaro che a quella cena, la sera prima, è lì dove si parlava appunto di essere invitati a cena a questa villa sul mare. Sì. Quindi
eravamo solo noi, perché io ho sentito che nella trasmissione si diceva alla cena Mondello dove eravamo in tanti, cioè, no, era la sera prima ed eravamo in pochi, ossia eravamo io, Lehman, il giudice Giovanni Falcone, forse un altro, forse qualcun altro, ma pochi, eravamo solo pochi noi. Io mi ricordo che poi dopo nell'istruttoria, sì, nell'inchiesta che poi è stata fatta, era il gerente del ristorante dove abbiamo mangiato, sì, doveva essere lui che ha passato l'informazione e sembra che poi è stato ucciso, ecco. E quindi non potrà più testimoniare. Senta, le posso fare? Questo io è quello che io ho sentito. Sì. Le vorrei fare ancora due domande. La prima è, dopo che voi venite portati nell'ufficio di Giovanni Falcone e apprendete quello che è successo alla Daura, lei poi parla con Falcone? Cioè, vi siete detti qualcosa su quello che era successo? Sicuramente, ne abbiamo parlato ampiamente, perché poi noi eravamo, praticamente non dovevamo più andare in ufficio da Falcone, ma naturalmente quello che era successo, praticamente noi siamo stati portati nell'ufficio di Giovanni Falcone aspettando di poter andare all'aeroporto a prendere l'aereo, certo. E quindi abbiamo parlato e io ricordo che Giovanni Falcone ha ricevuto anche diverse telefonate, adesso però non mi chieda da chi e da come. Comunque già lì è uscita la riflessione di Giovanni che non era solo mafia, che non poteva essere solo mafia, però non fece nessun nome, assolutamente nessun nome, era solo molto molto preoccupato e io ancora di più, nel senso che andavo bene, che io rientravo in Svizzera e quindi mi sentivo sicura, però io avevo sempre tutti questi conti bloccati, sì, che avrei dovevo dare una destinazione. Io voglio semplicemente dire qui che per alcuni abbiamo trovato una soluzione, però poi Giovanni Falcone è stato ucciso e io mi sono ritrovata con un'altra montagna di soldi su conti bancari bloccati e poi però questi conti bancari sono stati, ho dovuto liberarli perché dalla procura di Palermo mi informano dopo la morte di Falcone, sì, che il procedimento era chiuso. Senta, ho un'ultima domanda. Sì. Era cambiata la musica. Sì. L'aria. Senta, ho un'ultima domanda da farle. Nella sua esperienza di magistrato che ha avuto a che fare anche con questi, diciamo, aspetti mafiosi, forse più finanziari che non, diciamo, criminali in senso stretto, sì, lei ha percepito mai la presenza di questo intreccio che andava oltre la mafia, oltre l'organizzazione mafiosa e che toccava anche apparati istituzionali, politica e quant'altro? Ma io non ero in grado allora di valutare, perché naturalmente io nelle operazioni finanziarie cosa trovo? Trovo il proprietario del bene, del denaro messo sui conti, o trovo un titolare fittizio di questi conti. Naturalmente non erano tutti mafiosi riconosciuti o addirittura detenuti, ce n'erano ed è per quello che ero andata a Palermo a interrogare, ma c'erano anche conti a nome di terze persone che naturalmente a me non dicevano niente, a meno che fossero dei politici noti, però e c'erano non, dei, ce non n'erano, si è mai arrivati, ce n'erano non di si politici è mai arrivati noti? A una soluzione. Ce n'erano di politici noti? Come? C'erano dei politici noti? Sì, ce n'erano di politici noti, perché poi è entrato anche il famoso procedimento penale di mani pulite, quindi sì, si immagini lei.
Però era, no, era partito dai conti, da conti che erano inquinati da denaro di droga, andando avanti si arriva poi, cioè a conti che sono in relazione alla mafia, si arriva a conti che non hanno più una relazione diretta ma una relazione indiretta, perché c'è stato il riciclaggio di denaro, e più in là poi si arriva a conti a nome anche di... Ricorda, ricorda qualche nome? Ma ne ricordo tanti, ma non ne faccio neanche uno, guardi. Va bene. Dottoressa, io la ringrazio. Grazie di essere stata così cortese da accettare questa, questa conversazione. Ringrazio lei. Grazie. Buona serata. Buona serata, grazie. Beh, insomma, diciamo, per tirare un po' le fila di quello che abbiamo ascoltato, le cose sono, sono molto interessanti, nel senso che abbiamo una conferma che addirittura viene prima della rogatoria di Falcone in Svizzera sul fatto che era uscito questo nome di Bruno Contrada che era stato fatto a Carla del Ponte. Ma adesso noi continuiamo il nostro racconto entrando dentro le stragi di Capaci e soprattutto quella di Via D'Amelio, di l'uccisione di Paolo Borsellino, perché quei 57 giorni, come dicevo prima, che separano questi due momenti, questi due atti di guerra di Cosa Nostra allo Stato, sono quelli nei quali troviamo le prime tracce, si trovano le prime tracce della connessione tra pezzi della mafia e pezzi delle istituzioni. E a proposito di questo, sentite che cosa dice il procuratore Nino Di Matteo. Senta, procuratore, proprio per cercare di volare alto e avere una visione, diciamo, più completa di tutto quello che succede dopo Capaci, Via D'Amelio, le stragi a Roma, Firenze, Milano e tutto quello che ne consegue, ci hanno consegnato dal punto di vista della verità giudiziaria delle certezze. Però c'è sempre qualcosa, un'ombra o più ombre intorno a tutte queste vicende che rimangono tali. Allora, noi possiamo accontentarci delle verità giudiziarie fin qui acquisite o dobbiamo continuare a porci queste domande perché alla fine il Paese faccia davvero i conti con questo passato? I risultati che si sono ottenuti anche sul piano giudiziario non sono di poco conto, però proprio da quelle indagini e da quei processi io direi che viene fuori non solo un'ombra, ma una concreta probabilità che quella verità che è stata ricostruita sia ancora una verità parziale. È una verità parziale, è pur sempre una verità negata. Io dico che proprio partendo da tutto quello che è stato fatto, noi Stato, in tutte le articolazioni dello Stato, abbiamo un dovere morale, non soltanto nei confronti dei familiari delle vittime, della memoria dei nostri morti, ma nei confronti del nostro Paese, di andare avanti, di approfondire, di non avere paura delle conseguenze delle ulteriori indagini. Noi non dobbiamo avere paura, è un po' il processo trattativa Stato-mafia lo ha dimostrato, di far venire fuori delle realtà scomode per parti dello Stato. Lo Stato non deve mai nascondere la polvere sotto il tappeto, non può pretendere di sciacquare i panni sporchi in famiglia. Noi abbiamo il dovere di far emergere tutto quello che ancora non è emerso. La libertà, la democrazia di un paese si misura dalla sua capacità di fare i conti con il passato e con la realtà. Tutti i conti. Tutti i conti, e possibilmente farli collegando le varie vicende. Perché guardi, ho fatto per 25 anni il PM antimafia, con altri colleghi, con tutti abbiamo fatto cose buone, sbagli, tutti.
ma l'importante, l'unica cosa importante che spero di avere capito è che nella storia della mafia e dei suoi rapporti con il potere tutto deve essere collegato. Una cosa è conseguenza di un'altra. Un attentato è conseguenza di quello che è accaduto prima ed è la premessa di altri attentati. Non è vero che si può pensare che i nostri morti, i magistrati, i carabinieri, i poliziotti, i politici, i sacerdoti, ma anche i semplici cittadini, i semplici cittadini, i giornalisti sono morti in una lotta inevitabile tra i cattivi e i buoni, ma molto spesso quei buoni sono stati, prima ancora di saltare in aria o di essere uccisi dai Kalashnikov, dei mafiosi, sono stati isolati, delegittimati da quelli che dovevano essere i buoni, da quelli che dovevano essere gli esponenti delle istituzioni, da quella che doveva essere la società civile. Lei si sente delegittimato, isolato? Guardi, io non voglio parlare di me, stiamo facendo un discorso molto più importante, no, certo, rispetto a quella che è stato il mio passato, che è il mio presente. Non voglio assolutamente parlare della mia situazione. Sicuramente Giovanni Falcone, che adesso tutti rimpiangono, fanno finta di rimpiangere, maturò una storia di sconfitte continue, costanti, e venne, prima di essere ucciso, isolato e delegittimato da chi diceva che era un giudice protagonista, da chi diceva che era un giudice comunista, da chi diceva che si era messo da solo la bomba alla Daura per accrescere la sua fama e la sua notorietà. Abbiamo ancora molto da ascoltare di questa intervista esclusiva con il procuratore Nino Di Matteo, che abbiamo registrato ieri sera, e con il procuratore Di Matteo, ma non soltanto, entreremo dentro i misteri delle stragi, soprattutto di quella di Via D'Amelio e la morte di Paolo Borsellino, tra pochissimi minuti. Tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, dove viene ucciso Paolo Borsellino con 5 agenti della scorta, ci sono molti misteri da chiarire. Continuiamo il nostro racconto con questa intervista esclusiva al procuratore Nino Di Matteo. Ascoltate bene. In quei 57 giorni accadono tante cose, tutte importanti e tutte, secondo me, da vedere e da analizzare in maniera sistematica, collegandole le une alle altre. C'è un aspetto politico istituzionale che va evidenziato. Dopo la strage di Capaci e dopo la prima reazione, che si concretizzò con un decreto legge che introdusse, tra le altre regole, quel regime penitenziario particolare del 41 bis, la reazione dello Stato sembrava quasi essersi fermata. In fondo abbiamo accertato che, anche per quanto riguarda la possibile conversione in legge di quel decreto, si stava formando in Parlamento una maggioranza contraria. Sembrava che per i mafiosi le acque si potessero calmare. Nonostante Capaci. Forse il botto di Capaci era stato troppo velocemente assorbito. Poi qualcosa cambiò. Anche i mafiosi avevano la sensazione che lo Stato avesse in qualche modo dimenticato la strage di Capaci. Questo lo posso dire ricordando una riunione che si tenne verso la fine di giugno del 92, riunione di Riina con altri 4-5 dei suoi fedelissimi. Riina disse: dobbiamo, scusate se utilizzo il suo linguaggio, sì, sì, gergale, mettere mano a Borsellino, lo dobbiamo uccidere. E Raffaele Ganci, un uomo di sua strettissima fiducia, un importante capomandamento di Palermo, reagì dicendo: ma zio Totuccio,
veramente dobbiamo fare la guerra allo Stato, avanzò delle perplessità, soprattutto sul fatto che era passato troppo poco tempo dall'attentato di Capaci e quell'ulteriore attentato poteva fare scatenare definitivamente la reazione dello Stato. No, soprattutto si stavano giocando la carta, forse, della mancata approvazione di quel decreto, cioè il carcere duro. Esattamente. A queste perplessità Riina disse: mi assumo io la responsabilità, questa cosa si deve fare subito e la dobbiamo fare ora e nella maniera più eclatante possibile. E ci fu una improvvisa accelerazione di un progetto fino a quel momento generico di uccidere Borsellino, che improvvisamente tra fine giugno e primi di luglio diventa un progetto da portare a termine subito e a qualsiasi costo. Questa decisione di Riina di assumersi la responsabilità di un atto che avrebbe inevitabilmente scatenato davvero una reazione ancora più forte da parte dello Stato non poteva che essere legata a qualcosa che stava facendo Paolo Borsellino. A qualcosa che stava facendo Paolo Borsellino o a qualcosa che Paolo Borsellino aveva saputo, aveva conosciuto o aveva iniziato a intuire? E cioè? Il dato certo è quello che proprio in quel momento, dopo che erano saltati in aria Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, i tre agenti della Cillo, Schifani, mentre c'era ancora il sangue caldo a terra, ci fu una parte dello Stato che cercò tramite Vito Ciancimino di avere un'interlocuzione proprio con i vertici di Cosa Nostra, con Riina, prospettando questa situazione: cosa volete per interrompere la catena di delitti eccellenti che era iniziata con l'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima? Cosa è questo muro contro muro? Una parte dello Stato, poi identificata almeno fino al momento con i vertici dei carabinieri del ROS, propose a Vito Ciancimino di farsi intermediario con Riina per trovare una soluzione, per porre fine a quel muro contro muro. Questa è un'espressione che ha utilizzato lo stesso generale Mori. Ecco, lì dobbiamo ricordare quella che è stata la conclusione della motivazione della sentenza sulla trattativa Stato-mafia, in cui si dice che il fatto che Riina sia stato cercato da uomini dello Stato lo ha indubbiamente rafforzato nel convincimento che la strategia del terrore, la strategia del ricatto attraverso le bombe fosse una strategia pagante per Cosa Nostra. Beh, in qualche modo gli dava una legittimazione. Un riconoscimento di controparte. E poi Riina capì che uno Stato che aveva iniziato a piegare le ginocchia, dimostrando di cercarlo per capire e trovare una soluzione a quel muro contro muro, era uno Stato che si poteva costringere definitivamente a mettersi in ginocchio con un'altra vicenda, con un altro attentato eclatante come quello di Paolo Borsellino. Dunque, nell'estate, in quell'estate del 1992, uccidere Paolo Borsellino diventa improvvisamente un'urgenza, qualcosa che non si può rimandare, ma dettata da cosa e soprattutto da chi? I misteri che si sommano sono tanti e soprattutto adesso vedremo che ci sono anche quelle mani esterne che intervengono prima, durante e dopo la strage. Ancora Nino Di Matteo. Perché improvvisamente diventa un'urgenza a tutti i costi uccidere farlo fuori Borsellino. Poi perché Paolo Borsellino proprio in quel periodo iniziò a manifestare una ancora più evidente preoccupazione, quasi la certezza di dover fare presto prima di essere ucciso? A cosa si riferiva Paolo Borsellino quando il 25 giugno del 92 a Casa Professa, nel corso di un dibattito pubblico, disse che doveva andare a testimoniare a Caltanissetta perché aveva da dire delle cose molto importanti? Ancora. E non fu mai ascoltato. Non fu mai ascoltato, purtroppo. Perché
qualcuno, certamente l'esperienza ci insegna, non i mafiosi che misero la bomba in via D'Amelio, ma si preoccupò di trafugare subito dalla borsa l'agenda rossa, evidentemente perché temeva che in quell'agenda Paolo Borsellino avesse consacrato quello che aveva probabilmente iniziato a capire. L'agenda rossa, per spiegare, era diciamo una cosa che accompagnava Borsellino quotidianamente, su cui lui appuntava praticamente tutto, incontri, pensieri, qualunque cosa. Sì, questo è stato accertato attraverso la testimonianza dei familiari e degli uomini più vicini, magistrati e investigatori più vicini a Paolo Borsellino. Immediatamente dopo la strage di Via D'Amelio, nel momento in cui ancora fumano le carcasse delle auto nella strada sotto il palazzo della madre di Borsellino, viene ritrovata la borsa, e in questa borsa c'è l'agendina. La borsa viene consegnata, l'agendina sparisce. Esattamente. Questo assume una valenza ancora più inquietante se pensiamo ad uno sfogo che Paolo Borsellino ebbe con la moglie, con la signora Agnese Borsellino, il 15 luglio del 92, 4 giorni prima di saltare in aria in via D'Amelio, quando, queste sono le parole indubitabilmente certe della signora Agnese, in maniera angosciata, addirittura vomitando per il nervosismo, gli parlò del generale Subranni, l'allora comandante del Rosso dei Carabinieri, dicendo una frase: Subranni è punciuto, o qualcosa del genere. Subranni è punciuto vuol dire è uomo d'onore. Subranni è punciuto letteralmente significa questo. Rimane il dubbio del perché e che cosa avesse indotto Paolo Borsellino, che aveva avuto da sempre un ottimo rapporto con il Rosso dei Carabinieri e con quell'ufficiale, ad esprimersi 4 giorni prima in questo modo così duro. In quel momento, questo è accertato, il Rosso dei Carabinieri aveva già contattato e stava già parlando con Vito Ciancimino in quello che poi la sentenza di primo grado considera l'inizio di una vera e propria trattativa. Mentre Paolo Borsellino, angosciato, andava incontro alla sua morte, c'era una parte dello Stato che chiedeva a Riina: cosa vuoi per interrompere questa catena di attentati? Questo è un dato di fatto che, a prescindere dalla responsabilità penale dei singoli ufficiali del Rosso che sono stati imputati e sono stati condannati tutti in primo grado, ci sarà un secondo grado, in corso, ci sarà appello, sì, una Cassazione, ma a prescindere dalla responsabilità penale dei singoli imputati, è un dato di fatto che il processo trattativa Stato-mafia ha consacrato in maniera assolutamente certa ed inequivoca, e sul quale tutti dovremmo riflettere, considerato che quell'approccio rafforzò il convincimento di Riina di andare avanti nel ricatto allo Stato a forza di bombe e di attentati. Si può immaginare che Borsellino avesse saputo che erano in corso questi incontri, questi colloqui. Le tracce di questa possibilità sono tante e sono concrete. Dobbiamo anche riconoscere che già a fine giugno Paolo Borsellino, dopo aver detto quelle parole che ho appena ricordato a Casa Professa, rilasciò un'intervista al giornalista D'Avanzo. Peppe D'Avanzo, di Repubblica. Peppe D'Avanzo. Un bravissimo collega scomparso, lo voglio ricordare. Nel corso della quale, quando ribadì di voler andare a testimoniare a Caltanissetta, il giornalista gli chiese: ma lei andrà a operare una ricostruzione da esperto di mafia di quelle che possono essere state le cause e quelli che possono essere stati gli autori della strage di Capaci? Borsellino rispose in una maniera secca, nel suo stile, che oggi assume quasi un significato tragico e agghiacciante: io sono un magistrato, io se vado a Caltanissetta, quando potrò andare a Caltanissetta, non andrò a riferire ricostruzioni, ma fatti precisi e circostanziati che possono essere utili alle indagini. Anche questo è
un piccolo indizio di qualcosa che Borsellino aveva saputo, aveva conosciuto. Così come, ripeto, poi anche fino allo sfogo con la moglie Agnese Borsellino del 15 luglio, erano state varie le occasioni nelle quali non solo aveva interrogato collaboratori di giustizia, ma aveva avuto occasione di confrontarsi e di incontrare gli stessi ufficiali dei carabinieri del Rosso. La fretta di Totò Riina, i sospetti, la tremenda solitudine di Paolo Borsellino e quelle mani esterne alla mafia che si muovono e che ogni volta che c'è qualche azione di Cosa Nostra lasciano, come dicevo prima, delle impronte, delle ombre, qualcosa su cui la verità giudiziaria non ci ha detto tutto fino in fondo. Ma è una storia lunga quella delle menti raffinatissime e delle mani esterne alla mafia. Però prima di affrontarla è bene ricordare che nella scorsa puntata il giornalista Saverio Lodato ci ha fatto il nome di Bruno Contrada come una delle menti raffinatissime che Falcone aveva individuato. E questa sera noi avremmo voluto intervistarlo, lui ha rifiutato, ma qualche giorno fa ha rilasciato una serie di dichiarazioni al Riformista. Una in particolare dice: conoscendo la correttezza del dottor Falcone, non credo assolutamente che potesse fare una confidenza del genere, cioè il suo nome. Quando si parla con un giornalista, si può dire una cosa per distrazione o per confusione. Beh, distrazione o confusione, ma le persone che erano vicine a Falcone non la pensano esattamente in questo modo. Ascoltate l'audio di questo segmento di deposizione dell'ex consigliere capo dell'ufficio istruzione di Palermo, Antonino Caponnetto, le sue dichiarazioni fatte appunto durante il processo a Bruno Contrada. Ascoltate bene. A un certo punto dice di Contrada: non era simpatico a Falcone. Quello che posso dire io è che Falcone mi ha sempre chiaramente espresso i propri dubbi sulla rettitudine e sulla fedeltà del dottor Contrada. Le ha espresso? Io ricordo tra l'altro un particolare che mi è rimasto impresso, perché dico i particolari che non si dimenticano, che quella sera in cui interrogammo il dottor Contrada per l'omicidio Mattarella, sì, quando si alzò gli demmo entrambi la mano, il dottor Contrada uscì. Mi è rimasto impresso questo gesto di Falcone, che appena uscito il dottor Contrada proprio ostentatamente proprio si pulì le mani nei pantaloni. Ah, gli disse allora, gli disse: non hai cambiato opinione sull'individuo? No, dice, meno che mai. Ciò significa che vi erano stati altri colloqui in cui avete parlato con il dottor Falcone? Mi sembra di averlo già detto che in più occasioni Falcone mi aveva espresso il proprio convincimento circa la impossibilità di fidarsi del dottor Contrada. Questo me l'ha detto in più occasioni. Queste le parole di Antonino Caponnetto, amico di Falcone e Borsellino. Buonasera, Saverio Lodato. Buonasera, Andrea. Buonasera. Saverio, soltanto una breve introduzione, perché poi avremo molte altre cose da dire. Queste mani esterne alla mafia, queste menti raffinatissime, queste entità non si ritrovano soltanto nel caso della Daura, ma è appunto è una storia molto lunga che, diciamo, attraversa tutti, quasi tutti i delitti di mafia, è così? Queste mani esterne si avvertono in Sicilia almeno da 70 anni, e se proprio vogliamo fissare una data, per comodità nostra questa sera, perché ovviamente non possiamo fare la storia di un fenomeno che secondo alcuni nasce 200 anni fa,
nasce però almeno nel 1950, all'indomani della caduta del banditismo in Sicilia e con l'uccisione del bandito Salvatore Giuliano. I giovani oggi non lo sanno, non possono ricordarlo. Nel 1950 il famoso Turiddu, il bandito che aveva dato vita alla stagione sanguinaria del banditismo in Sicilia, prima con la acquiescenza della mafia, poi con la contrapposizione della mafia, viene trovato cadavere a Castelvetrano. Un grande battage pubblicitario dell'arma dei carabinieri di allora, che non era per fortuna l'arma dei carabinieri di oggi, è sempre bene sottolinearlo, annuncia che Salvatore Giuliano è morto in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Giunge in Sicilia un inviato che rispondeva al nome di Tommaso Besozzi, del settimanale L'Europeo, del quale Enzo Biagi dirà che sarà ed è da considerare il principe dei cronisti italiani di queste vicende. Giunge in Sicilia, ascolta tutte le ricostruzioni sulla morte di Salvatore Giuliano e inizia il suo reportage intitolandolo "Di sicuro c'è che è morto". E io credo che questa frase agghiacciante "di sicuro c'è è morto" possiamo declinarla al plurale dicendo di tutto quello che sarebbe poi accaduto dopo: di sicuro c'è che sono morti. Ti fermo e qua. Ne sono morti. Ti fermo qui, davvero, Saverio. Ti fermo qui. Tanti. Perché adesso pochissimi minuti di pubblicità e poi andiamo a fare degli esempi più concreti. Tra pochissimo. Saverio, Lodato, allora tu hai citato sì. Salvatore Giuliano e quel pezzo memorabile di Besozzi che cominciava dicendo "di sicuro c'è solo che è morto" e applicandola, hai detto, a molti delitti di mafia si potrebbe dire "di sicuro c'è solo che sono morti", perché le spiegazioni sono in realtà molto più complesse. Mi fai qualche esempio, per cortesia, di questa, diciamo, di queste ombre intorno alle azioni della mafia, alcune delle azioni più eclatanti di mafia? Faccio un altro esempio, anche questo molto vecchio, ma nello stesso tempo più recente. 1978, e questo è un esempio che ormai hanno imparato a conoscere quasi tutti gli italiani. Un giovane a Cinisi, di Democrazia Proletaria, Peppino Impastato, militante di Democrazia Proletaria, famoso perché conduce dalla sua radio privata una battaglia durissima contro i mafiosi del paese e contro il boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, raccontata in quel bellissimo film di Marco Tullio Giordano, Cento Passi. Raccontata dal film di Marco Tullio Fontana, i Giordana. Cento Passi e Giordana, sì, e che ha ricostruito la storia di quella vicenda. In quell'occasione i carabinieri che ricostruirono l'attentato sosterranno per 20 anni che erano di fronte al corpo di un giovane che aveva fatto un attentato terroristico sulla ferrovia. In passato muore lo stesso giorno in cui muore Aldo Moro, e di fronte allo stupore di tutti i militanti di Democrazia Proletaria, i quali invece sottolineano come Peppino Impastato si fosse distinto personalmente per le sue campagne contro la mafia, i carabinieri li trattano con sufficienza. Ci vorranno decenni perché alla fine il boss mafioso Gaetano Badalamenti
venne condannato per il delitto. Ma quello che molti italiani non sanno è che quegli stessi decenni furono necessari perché venisse archiviata e prescritta la posizione di un giovane ufficiale dei carabinieri che in quegli anni aveva contro ogni evidenza sostenuta la pista terroristica, e questo giovane ufficiale risponde al nome di Antonio Subranni, che decenni dopo ritroviamo oggi tra i condannati nel primo grado del processo trattativa Stato-mafia che ricordava il dottor Di Matteo. La posizione di Subranni venne archiviata per prescrizione. Lui fece carriera all'interno dell'arma dei carabinieri ed è andato in pensione da generale. Questo solo per raccontare un altro episodio che segnala la presenza allora di un'arma dei carabinieri che non aveva niente, lo ripeto, a che vedere con l'arma dei carabinieri di oggi. Che altro ma esempio? Per non fare un discorso troppo per non fare troppo antiquariato e parlare di cose come dire più attinenti anche alla discussione di questa sera, ebbene sapere, e questo sono in pochi a saperlo, che nel 1980, nel maggio del 1980, un questore di Palermo che rispondeva al nome di Vincenzo Immordino, una bella sera consegna in caserma interi reparti di polizia, li fa chiudere a chiave, stacca i telefoni, questi funzionari e poliziotti comuni vengono isolati per alcune ore, poi nel cuore della notte arriva l'ordine dal questore dell'epoca Vincenzo Immordino di andare a fare un blitz nella città di Palermo. Questo blitz porterà alla cattura di 55 mafiosi dei clan Spatola, Gambino, Inzerillo. Cattura e blitz che verranno qualche giorno dopo sottoscritti dal procuratore di Palermo Gaetano Costa. Gaetano Costa, alcune settimane dopo avere firmato i mandati di cattura su richiesta del questore Immordino, viene assassinato in via Cavour. Ecco. Quello che non si sa e che è interessante è che anni dopo un giudice si occuperà di questa vicenda e segnatamente della decisione di consegnare in una caserma i poliziotti dell'epoca. Se ne occuperà perché il dottor Contrada, che in quel momento è capo della Criminal Polle a Palermo, insieme ad un suo collega, denunciano il dottor Immordino per abuso di atti d'ufficio. Viene fatta un regolare processo. Si giunge al fatto che la denuncia di Contrada viene totalmente respinta dal giudice con la motivazione che il questore Immordino aveva fatto benissimo a chiudere in caserma i poliziotti per evitare che ci fosse una fuga di notizie quella notte sul fatto che sarebbero andati a fare il blitz contro gli Spatola, Gambino, Inzerillo. Detto tra parentesi, Spatola, Gambino, Inzerillo, clan che poi in America saranno condannati e giudicati in via definitiva dagli americani nell'ambito del processo Pizza Connection. Il giudice che firma nel 1984 questa sentenza di tribunale è il giudice Giovanni Falcone. Ecco che tutto il torna. Quale, di fronte ad una richiesta di non lo so se tutto torna. No, nel senso che continuiamo a intrecciare più o meno gli stessi nomi. Sì. Allora,
E dopo questo? Siccome a un certo punto, dopo questo, che è un episodio del 1980, relativo alla morte di Costa, nell'84, a questo pronunciamento di Giovanni Falcone, in cui respinge totalmente, dando atto invece di essersi comportata egregiamente al questore Immordino, possiamo balzare in avanti e arrivare, per esempio, al 1982, all'operazione Carlo Alberto Dalla Chiesa, che porterà all'uccisione del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, di sua moglie Emanuela Setti Carraro, mentre percorrono da soli in macchina la distanza di un paio di chilometri che li separa dalla prefettura dove lavorava in quel momento Dalla Chiesa alla sede privata della prefettura, e mentre i killer di mafia stanno trucidando Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro, qualcuno in tempo reale sta entrando nella camera da letto della residenza privata della prefettura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, aprendo e svuotando una cassaforte che infatti sarà trovata vuota, mentre, come diranno poi tutti i parenti di Dalla Chiesa, esattamente come 20 anni dopo diranno i parenti, anzi non 20 anni dopo, le date 82-92, quindi 10 anni dopo, il generale Dalla Chiesa non faceva mistero di nascondere quelle che erano le carte che considerava fondamentali ai fini delle sue indagini in quei suoi 100 giorni a Palermo. Era pensabile, era ipotizzabile che fossero dei mafiosi a entrare nella camera da letto di una prefettura che teoricamente avrebbe dovuto essere guardata a vista proprio in quanto certo. abitazione privata. Andiamo avanti. Francamente no. Andiamo avanti. Vogliamo andare avanti? Sì. 1985, estate di sangue, luglio-agosto, viene assassinato prima il poliziotto Beppe Montana a Porticello, perché dava su ordine e con la collaborazione del poliziotto Ninni Cassarà la caccia ai mafiosi di allora, che poi finiranno in un rapporto a firma congiunta di Ninni Cassarà, Angelo Pellegrini, carabiniere, il primo rapporto storico nella storia della mafia firmato finalmente a doppia firma da polizia e carabinieri. Montana dava la caccia ai latitanti, viene ammazzata a Porticello, Cassarà si mette sulla pista degli assassini di Montana, 8-9 giorni dopo viene ucciso sotto casa, ma insieme al poliziotto Roberto Antiochia, 6 agosto del 1985. Dove sta lì la stranezza? Che per mesi e mesi le indagini andranno alla ricerca di quella che si ipotizzava fosse la talpa che in questura, cioè dall'interno della polizia, perché sono anni in cui ancora non esistono i cellulari, ha avvertito il comando in agguato, pronto ad intervenire, che quel giorno per la prima volta dopo 20 giorni Ninni Cassarà stava andando a mangiare un panino a casa insieme alla moglie e alle figlie. Difatti verrà ucciso barbaramente e fatto a pezzi esattamente tra la sua macchina blindata e gli scalini, l'ultima rampa di scalini, mentre la moglie vede tutta la scena dalla finestra. Saverio, io vogliamo ti ringrazio. Andare avanti. No, vogliamo ti devo fermare. Avanti. Ti devo fermare. Grazie perché dobbiamo andare avanti. Prego. Io per il momento ti ringrazio, ma siccome noi sulle cose diciamo continuiamo a stare. C'è un'altra occasione senz'altro nella quale continueremo ad andare a fondo di queste
di questi misteri legati ai delitti di mafia. Voglio ricordare che tu hai scritto un libro sulla trattativa Stato-mafia col procuratore Di Matteo, intitolato Il patto sporco, se non sbaglio, eccolo qua, che insomma è un libro, esatto, che, è un libro che racconta di un'indagine che si è dipanata tra moltissime polemiche, ma in primo grado ha portato a delle condanne molto pesanti. Grazie Lodato. E a proposito della trattativa Stato-mafia, grazie. A proposito della trattativa Stato-mafia, in questi giorni è tornato, diciamo, alla ribalta il nome dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che insomma, all'interno dell'indagine che veniva condotta dalla Procura di Palermo era stato intercettato in una serie di conversazioni che aveva avuto con l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino, poi assolto nel processo. E sentite che cosa dice Di Matteo di quelle conversazioni che poi la Cassazione decise di distruggere. Siccome io mi appassiono di più agli spigoli piuttosto che alle linee rette, un altro spigolo di cui si è parlato in questi giorni riguarda le famose telefonate dell'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, che la Consulta decise che fossero in qualche modo cancellate. Cosa abbiamo perso noi con quelle telefonate? Innanzitutto, nessuno ha mai potuto contestare la legittimità di quelle intercettazioni che erano state disposte nei confronti del senatore Mancino coinvolto nell'indagine e poi assolto. Stato-mafia. Assolto per il reato di falsa testimonianza. Sì. Non sono, così come molti dicono, sfidando la verità, anzi calpestando la verità, intercettazioni illegittime. Nel corso di quegli ascolti, legittimamente autorizzati da un giudice, noi eravamo assolutamente convinti, io ne sono tuttora convinto, che la procedura da seguire sarebbe stata quella che si segue normalmente per le conversazioni irrilevanti, e cioè la messa a disposizione anche alle altre parti del processo, perché ciò che può apparire irrilevante per me, in ipotesi poteva apparire rilevante per il difensore di un indagato o di un imputato, e poi la distruzione davanti al GIP. Il Quirinale sollevò il conflitto di attribuzioni, ritenendo che noi non potessimo nemmeno valutare la rilevanza o meno di quelle intercettazioni e che dovessero essere distrutte prima di essere messe a disposizione delle difese. Sì. Questo è quello che è accaduto da un punto di vista giudiziario. Attenzione, mi sento anche di dover dire una cosa. La stessa situazione, cioè di intercettazioni del Presidente della Repubblica in carica con altri soggetti intercettati, si era verificata altre volte. Per esempio? Due volte. Prima di tutto, in un'indagine della Procura di Milano, erano state intercettate alcune conversazioni dell'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Bene, quelle conversazioni, irrilevanti da un punto di vista penale, però erano state regolarmente depositate a disposizione dei difensori, erano andate a finire sulle pagine dei giornali e nessuno aveva obiettato nulla. La stessa situazione poco tempo prima si era verificata con alcune conversazioni del capo dello Stato, presidente Giorgio Napolitano, casualmente registrate nel corso di intercettazioni fatte dalla Procura di Firenze nell'ambito di una indagine sulla ricostruzione del post terremoto all'Aquila, se non erro. Ed erano, credo, conversazioni con l'allora capo della Protezione Civile, Bertolaso. Anche in quel caso le intercettazioni erano state depositate, erano andate a finire sulle pagine dei giornali, nessun conflitto di attribuzione, nessuna reazione. La reazione che si è avuta nei confronti della Procura di Palermo è stata una reazione diversa da quello che si era verificato nei casi analoghi. E perché? Perché noi, ritenendo penalmente irrilevanti quelle intercettazioni, non le abbiamo
depositate, non sono mai finite sulle pagine dei giornali. No. Ancora il segreto viene custodito da me e da pochissimi altri colleghi e valorosissimi ufficiali di polizia giudiziaria della DIA di Palermo che le hanno materialmente ascoltate prima di noi. E non è mai uscita una parola, perché noi facciamo i magistrati. Eppure contro di noi si è scatenata una reazione istituzionalmente violenta, qual è quella, per carità, legittima. Beh, ma istituzionalmente un vero e proprio conflitto istituzionale. Il conflitto di attribuzioni che è sfociato poi nella decisione della Corte Costituzionale. Allora, il perché siano stati adottati comportamenti diversi rispetto a situazioni identiche. Ha a che fare con i contenuti? No, questo non lo può chiedere, non lo può chiedere né a me né agli altri magistrati. Non lo sapremo mai. Forse lo potrebbe spiegare l'ex Presidente della Repubblica. Situazioni identiche, reazioni diverse. Quelle conversazioni erano state legittimamente operate e che non c'è stato nessun intento politico o di utilizzazione strumentale. Sembra un percorso che ci fa entrare e uscire da una serie di scatole cinesi. In realtà quello che noi stiamo cercando di mettere insieme è il più possibile, nella massima trasparenza, di tutto quello che non è emerso prima e anche quello che è emerso in queste ore, perché riteniamo che sia giusto che l'informazione non, diciamo, faccia lo slalom intorno alle notizie. Ma adesso torniamo alla strage di Via D'Amelio e torniamo con, diciamo, estrema attenzione, cercate di seguire, alla quello che poi è considerato uno dei più grossi scandalosi depistaggi della storia di questo paese. Occorre dare un senso a questa morte di Falcone, a questa morte di sua moglie, a questa morte degli uomini della sua scorta. Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagare gioiosamente, testimoniando i valori che crediamo anche nelle aule di giustizia, accettando in pieno questa gravosa e grandissima verità, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo. Borsellino, dopo la strage di Capaci, non ha mai smesso di indagare sulle causali di quella strage. E nel corso di quei 57 giorni raccolse una serie di informazioni importantissime che annotava nella sua agenda rossa, che gli derivavano dalle confidenze, dalle informazioni che alcuni collaboratori di giustizia gli davano. Per esempio Gaspare Mutolo, il quale non si sentiva ancora di mettere a verbale, dichiarare quello che sapeva sui rapporti tra la mafia e i servizi segreti, o Leonardo Messina, il quale fu sentito da Paolo Borsellino e che era a conoscenza che nel 1991, nelle campagne di Enna, tutti i capi regionali di Cosa Nostra si erano riuniti e in corso di lunga discussione avevano dibattuto di un piano di destabilizzazione politica che era stato suggerito da menti esterne. E ancora Paolo Borsellino era venuto a conoscenza che altissimi vertici delle forze di polizia erano collusi con la mafia e aveva saputo che un amico lo aveva tradito, come rivelò ad alcuni colleghi senza fare il nome di questa persona. Insomma, Paolo Borsellino nel corso di quei 57 giorni capisce che dietro la strage di Capaci c'è qualcosa che va al di là della mafia e che vede come un pericolo.
L'appuntamento con la morte per Paolo Borsellino è stato organizzato con cura meticolosa durante quei giorni roventi d'estate e messo in atto in via Mariano D'Amelio, questa strada. Con una Fiat 126 come questa, rubata e imbottita di esplosivo, i mafiosi si liberano del loro nemico numero due, che nei 57 giorni dopo la strage di Capaci è diventato il nemico numero uno. A quel furto e a quell'appuntamento lavorano più teste e più mani. Mani di mafiosi, ma anche di uomini delle istituzioni che si daranno molto da fare per nascondere e cancellare prove in uno dei depistaggi più clamorosi nella storia della Repubblica. Questo depistaggio è stato fatto sicuramente per allontanare la verità, con delle azioni contro la legge ben precise, perché ricordo che la procura di Caltanissetta di allora, dalle prime fasi investigative, si è avvalsa dell'attività dei servizi segreti, addirittura furono immediatamente delegate ai servizi dei segmenti di indagine molto importanti. Chi ha lavorato evidentemente male e ha dato prova di enorme incapacità investigativa, e questo non perché lo dico io, ma perché lo dice una sentenza, il Quater letteralmente dice e classifica quello di Via D'Amelio come il depistaggio più grave della storia di questo paese, sia stato addirittura premiato. Questo per noi è veramente grave, è come far morire veramente mio padre una seconda volta. Nella strada non c'è alcuna misura di sicurezza, ma non è una novità. Sono anni che Borsellino lamenta l'indifferenza con cui i magistrati che si occupano di mafia vengono lasciati senza una protezione adeguata. Ma il tempo corre e nessuno prende una decisione. Infatti, l'autista della mafia arriva tranquillamente nella strada, parcheggia la 126 qui davanti e poi si allontana nel buio, indisturbato. Passano solo poche ore. È il pomeriggio di domenica. Pochi minuti prima delle 5, in via D'Amelio arriva il corteo di auto che accompagna Borsellino a fare visita a sua madre. È un'abitudine conosciuta da tutti, ma di cui nessuno si è mai preoccupato. Scendono i ragazzi della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Walter Cosina. Poi scende il magistrato, che si avvicina al cancello e allunga la mano sul citofono. Sono esattamente le 16:58 minuti del 19 luglio e quello sarà il suo ultimo gesto. Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato. In poche parole, si tratta di un attentato. C'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, non è ferito, che è qua, c'è venuto. Uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica, scandaloso, che resiste per anni, e il procuratore Nino Di Matteo è uno dei magistrati che nel tempo prenderanno in mano questa inchiesta. Non potevamo che chiedere conto a lui di quello che effettivamente era successo dopo la strage di Via D'Amelio. Procuratore, la storia della strage di Via D'Amelio non finisce il giorno in cui salta per aria l'autobomba e sparisce anche l'agenda rossa di Borsellino, ma diventa un capitolo del depistaggio di Stato su quella strage. Dopo qualche mese viene arrestato un piccolo mafioso che poi si chiama Scarantino. Da una parte, rispetto all'opinione pubblica, viene accolto come un successo dello Stato, poi si scopre che quello che raccontava era palesemente falso, cioè che era stato imbeccato.
qualche giorno fa la dottoressa Boccassini ha detto: io ricordo che prima di ogni interrogatorio di Scarantino, Giovanni Tinebra, procuratore capo a Caltanissetta, si chiudeva con Scarantino per ore e parlava. Siccome lei da giovane magistrato è stato coinvolto in questa inchiesta, io le domando come ha vissuto, diciamo, questa storia di Scarantino e di questo depistaggio, come mai non ci si è accorti subito che era, diciamo, un falso clamoroso, organizzato da La Barbera, questo di Palermo, Tinebra probabilmente. La sua domanda finalmente è una domanda a cui posso rispondere, perché nel frattempo ho anche testimoniato più volte dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta, quindi posso ricostruire i fatti per come io li ho potuti conoscere, quando 2 anni e 6 mesi dopo, nel novembre del 1994, entro nel pool stragi e inizio a occuparmi, assieme a molte altre cose, della indagine sulla strage di Via D'Amelio. Quindi io non ho vissuto i primi 2 anni delle indagini, non ho vissuto le indagini che hanno portato all'arresto di Scarantino, né al pentimento di Scarantino, né ai primi interrogatori di Scarantino. Io sul punto voglio dire questo: stabiliranno i giudici nei processi in corso, anche e soprattutto quello a Caltanissetta nei confronti di 3 poliziotti, se è stato un clamoroso, inescusabile errore giudiziario o se quella pista fu una pista indicata per depistare, o meglio, perché in quel momento non c'era un'altra pista alternativa, ma per imboccare una pista facile e comoda. Sì. Io però posso dire questo, che per fortuna e per l'impegno di molti magistrati, già a partire dal 95-96, diciamo, gli accertamenti svolti, le indagini svolte, hanno consentito di ridimensionare molto il rapporto di Scarantino. Io stesso, quando mi occupai nel 97 o 98 di formulare le richieste conclusive del Borsellino bis nei confronti di alcuni dei soggetti accusati da Scarantino, chiesi l'assoluzione, chiesi e ottenni l'assoluzione. Dei 7 revisionati, 4 dei 7 revisionati furono oggetto di una richiesta di assoluzione. E poi nel Borsellino Ter, dove ho chiesto e ho ottenuto 24 ergastoli per la strage di Via D'Amelio, Scarantino non l'abbiamo nemmeno inserito nella lista dei testi d'accusa. Ma al di là della mia posizione, non mi devo difendere da nulla. Voglio dire questo: anche l'ultima sentenza, quella che ha parlato del depistaggio, riconosce un dato che secondo me è il più significativo. Quale? Scarantino ha mescolato cose vere e cose false. Solo che le cose vere le ha affermate in maniera falsa, come se le avesse vissute lui, mentre evidentemente erano frutto della conoscenza di altri. Proprio questo ha reso difficile nella prima parte distinguere il vero dal falso. E qui ci sono 2 possibilità, o le cose vere che ha mescolato alle cose false, lui ne era venuto a conoscenza all'interno, diciamo, del mondo criminale di Cosa Nostra, oppure gliele ha suggerite qualcuno che non faceva parte di Cosa Nostra. E io, sulla base dell'esperienza maturata anche successivamente, tengo a ritenere più probabile questa seconda ipotesi. Magari qualcuno, anche all'interno degli apparati investigativi, poteva aver avuto delle notizie, anche in parte vere, notizie che non venivano consacrate in un verbale, non venivano consacrate attraverso una vera e propria opera di inizio di una collaborazione con la giustizia, e magari hanno costruito attorno a quello Scarantino una verità che poteva essere ritenuta vera, ma che in realtà non era, diciamo, in quel momento genuina. Mi faccia essere ancora più malizioso. Mettiamo che sia vera questa seconda possibilità.
Scarantino viene preso perché serve per l'opinione pubblica e per lo Stato che ci sia qualcuno che deve, diciamo, pagare per quella strage che ha sconvolto 57 giorni dopo Capaci il paese, e viene costruita una versione con cose false e con cose vere. Però io, di fronte a una cosa di questo genere, penso: ma perché insistono con Scarantino? Perché non devono fare in modo che venga fuori la verità e quindi delle responsabilità di tipo diverso? Guardi, io ho dei precisi convincimenti, ma credo che dovranno essere i giudici di Caltanissetta a questo punto a dare una risposta. Quello che mi sento di dire però è che è assolutamente ingeneroso, ma perché non corrisponde al vero quello che viene detto, e cioè che a causa della vicenda Scarantino non è stata portata avanti l'indagine, l'accertamento della verità su Via D'Amelio. Noi, ripeto, dopo il primo periodo in cui i miei colleghi si erano concentrati esclusivamente sulla pista Scarantino, abbiamo sviluppato tutta una serie di altre indagini che hanno retto nella loro pronuncia poi di affermazione della responsabilità penale per strage. Sono 24 le condanne. Non c'è, credo di non sbagliarmi, nella storia giudiziaria d'Italia un accertamento giudiziario che riguardi una strage, un delitto eccellente, che abbia avuto tante affermazioni di responsabilità penale, tante condanne. Sono stati acquisiti dei dati importantissimi che hanno riguardato non soltanto la fase esecutiva, ma anche i rapporti, il contesto, la possibilità, per non dire la probabilità, della partecipazione di esterni alla strage. Mi viene in mente, mi scusi, la famosa incomprensione sulla mancata perquisizione a casa di Tutor Riina per 18 giorni. Cioè, io ti dico alla procura, sto qua per controllare chi entra, poi in realtà non ci sto, e la procura dice, ma forse non ci siamo capiti. Vede qual è stata, a mio parere, la forza e la valenza notevole dal punto di vista della ricostruzione dei fatti della sentenza sulla trattativa Stato-mafia di primo grado? Nella sentenza trattativa Stato-mafia c'è un collegamento logico e fattuale tra la vicenda, appunto, dei colloqui dei carabinieri con Ciancimino, il contesto delle stragi, la vicenda della mancata perquisizione del covo di Riina, ancora prima la vicenda della cattura di Riina, come si arrivò alla cattura di Riina, la vicenda della incredibile latitanza per 43 anni di Bernardo Provenzano, che a un certo punto, dopo l'arresto di Riina, diventa il protagonista mafioso della seconda parte della trattativa. Ecco, quella sentenza... Sempre attraverso Ciancimino. Non soltanto attraverso Ciancimino, ma nella seconda parte, nella parte successiva all'arresto di Vito Ciancimino e nella parte relativa al periodo 93-94, secondo la sentenza di primo grado, anche attraverso altri canali, tra i quali quello di Marcello Dell'Utri. Nando Dalla Chiesa, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, sociologo, scrittore, figlio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Pochissimi minuti di pubblicità e poi parliamo. Ce n'è. D'accordo. Nando Dalla Chiesa, buonasera di nuovo. Buonasera, buonasera. Dunque, è una puntata molto, molto complessa, come è sempre complesso attraversare le questioni di mafia, diciamo cercando di andare oltre la verità giudiziaria. È giusto, secondo lei, non accontentarsi di ciò che ci hanno consegnato le sentenze, ma continuare a scavare? Ma io credo di sì, che sia vero quello che diceva anche il dottor Di Matteo. La verità parziale l'abbiamo avuta. C'è sempre un pezzo che manca, un pezzo che rimane fuori e che a volte non si può dimostrare, soprattutto a distanza di molto tempo, in un tribunale.
che rimane però una traccia storica, una traccia profonda. Per esempio, so che i magistrati di Palermo, sull'indagine, per quanto riguarda l'indagine su mio padre, chiuso il maxi processo, cercarono di aprire un filone nuovo che riguardava i mandanti esterni a Cosa Nostra, e riuscirono ad arrivare fino a un certo punto. Ci provarono, trovarono alcune tracce che portavano anche, come disse poi il procuratore Scarpinato alla Commissione parlamentare antimafia, portavano anche al Parlamento, però oltre non si è riusciti ad andare. Proprio nel caso di suo padre, quello che raccontava l'ho dato, ma quello che si sa, cioè il fatto che siano state messe le mani dentro la sua cassaforte, quindi sia stato portato via non sappiamo cosa, ma certamente documenti, insomma, è uno degli aspetti più inquietanti che hanno a che fare con quella strage, nella quale è morto. Sicuramente è stato un aspetto sconvolgente, perché abbiamo cercato di aprire quella cassaforte e una settimana abbiamo anche cercato dei cassetti per vedere se ci fossero delle chiavi, non c'era nulla. E una settimana dopo, tornando a Palermo, esattamente in un cassetto che era stato aperto e in cui non c'era nulla, abbiamo trovato delle chiavi con su scritto chiave della cassaforte. Qualcuno le ha messe lì dopo, evidentemente perché sono state prese prima. Sa anche che la scusa che è stata prodotta per entrare nella casa di mio padre fu quella che bisognava trovare un lenzuolo per coprire il cadavere, che era a distanza di non so se 1 o 2 chilometri, ma è una cosa che non è mai accaduta, che si entri nella casa della persona uccisa per prendere il lenzuolo. Che poi è emerso successivamente, perché gli è stato dato poca importanza, noi ci siamo sempre chiesti, oltre alla cassaforte e anche contrastando un po' l'idea che dentro quella cassaforte ci fossero documenti che non riguardavano la mafia ma altri delitti, per esempio il delitto Moro, ci siamo chiesti dove fosse la cartella di nostro padre. Inizialmente non ci abbiamo pensato molto, ma soprattutto dopo la vicenda di Borsellino, portava sempre una cartella con sé. Siamo andati a rivedere le foto di Palermo, si vede lui davanti al liceo Garibaldi che parla con un ragazzo, ha in mano una cartella, la sua cartella, da cui non si staccava mai. Ci sono altre foto che lo riprendono con quella cartella, ed è arrivata una lettera anonima, piuttosto informata, credo da qualcuno, da un ex dell'arma, il dottor Di Matteo l'ha vista, in cui si segnala che questa cartella è stata portata in qualche scantinato, in qualche garage. Infatti l'hanno ritrovata in uno scantinato del Palazzo di Giustizia, ovviamente vuota, di Palermo. E lì è stato trovato anche una specie di verbale, almeno così mi hanno detto i magistrati, io non l'ho visto, questo verbale di polizia, un primo verbale che viene redatto immediatamente, in cui si dice che sotto il sedile anteriore, quello alla guida, c'erano diversi rapporti a cui stava lavorando mio padre. Quelli io non li ho mai visti. E mi sono fatto una domanda, perché li tiene sotto il sedile anteriore? Per non farli vedere. Chi è che non li deve vedere? Non li deve vedere nessuno quando rallenta, secondo me. Quando esce li vedono, ma quando rallenta al posto di blocco per l'uscita della prefettura, non li lascia sul sedile posteriore per non farli vedere. Se li porta a casa e sa che sono preziosi, perché non li fa vedere. Certo. E probabilmente erano questi che venivano cercati, che si pensava che potessero essere nella cassaforte. C'è tutto un aspetto che è stato poco indagato, perché l'elemento della cassaforte è evidentemente il più spettacolare, è il più tracotante, il più insultante anche, andare a prendere il lenzuolo lì. Ricordo anche che quando al maxi processo questa questione viene incominciata a essere analizzata, quando si comincia ad analizzarla, il processo viene sospeso perché un imputato nelle gabbie fa finta di essere pazzo, proprio in quel momento.
quando stava venendo fuori, ma chi è entrato quella sera in prefettura? Ma questo incomincia a urlare come un matto e il processo viene sospeso, è l'ultima udienza prima della pausa estiva e poi non si ricomincia con quell'argomento. Senta, dalla Chiesa, le devo chiedere un'ultima cosa, perché purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono. Io incontrai suo padre il giorno in cui arrivò a Palermo, 3 ore dopo il suo arrivo a Palermo. Fu così gentile da incontrarmi nella prefettura. Non era certamente un uomo che si spaventava, ma io ebbi la percezione, perché in qualche modo, dalle cose che diceva, mi fece capire che avrebbe affrontato quella esperienza in totale solitudine, fin dal primo giorno. È una cosa che anche lei ha potuto constatare? Ma guardi, certo, perché lei l'avrà incontrato il 30 aprile, sì, quando è arrivato a Palermo, ma lui il 2 aprile scrisse una lettera a Spadolini dove parlava di minacce che gli erano già arrivate attraverso interviste della famiglia politica più inquinata del luogo, e faceva riferimento a quella andreottiana. Io quella lettera l'ho trovata in copia, in fotocopia, non è mai stata prodotta né da Spadolini né da altri, l'ho trovata io. E mi sono chiesto, ma perché il 2 aprile è già convinto che, di essere in pericolo? Perché c'erano state delle interviste sui giornali che lui aveva decifrato e aveva parlato al capo del governo della famiglia politica più inquinata del luogo. Quindi non è che si fosse esposto poco. L'aveva detto, sono in pericolo, ho bisogno di essere sostenuto, chi si sta coalizzando contro di me è la famiglia politica più inquinata del luogo. E se uno va a vedere le interviste capisce che sono quelli di quella corrente. Certo. Grazie Nanno Dalla Chiesa, grazie davvero. Prego. Grazie. Bene, seguendo questo filo di racconto e di indagine, è inevitabile che affiorino dei nervi scoperti, e del passato e del presente naturalmente, non nervi scoperti soltanto di poche ore fa. Come quelli che, insomma, mercoledì scorso, parlando delle collusioni tra la Democrazia Cristiana siciliana e Cosa Nostra, hanno irritato molti esponenti di quello che era il partito di maggioranza relativa. In particolare poi Grazia Volo, che è legale dell'ex ministro Calogero Mannino, ci ha chiesto di precisare che nel processo sulla trattativa Mannino è stato già assolto 2 volte nel giudizio dell'udienza preliminare con una sentenza della Corte d'Appello. Paolo Cirino Pomicino, buonasera. Buonasera a lei. Beh, insomma, lei ha seguito sia buonasera la puntata di mercoledì che questa. Quando lei fa le trasmissioni io vi seguo sempre. Beh, la ringrazio. Quando lei fa le trasmissioni io la seguo sempre. La ringrazio. Perfetto. Senta, perché si è così... Alcune volte mi indigno e alcune volte ci partecipo. Mi dica perché si indigna. Perché mi indigna? Voi avete detto nella scorsa trasmissione che la Democrazia Cristiana era il partito della mafia. Mi sono indignato e poi ho sorriso, perché in realtà chi raccontava queste cose sono stati quei personaggi che da sempre hanno contrastato la Democrazia Cristiana. Ma io non voglio parlare adesso delle opinioni, voglio parlare dei fatti, delle reticenze e dei vuoti che ho ascoltato sia nella scorsa trasmissione sia nella trasmissione di questa sera. Mi dica. La prima cosa che ricordo è che nella scorsa trasmissione è stato detto da un documentario che non credo sia opera sua, no, per la onestà intellettuale che le riconosco, ecco appunto, è stato detto che in realtà nel maxi processo la Democrazia Cristiana non era riuscita a tutelare i suoi amici che sarebbero stati boss alla sbarra. Allora io devo ricordare a chi si ascolta, non tanto a lei, ma a chi si ascolta, che il maxi processo si è potuto concludere grazie alla Democrazia Cristiana. Perché? Perché alla fine dell'agosto del 1989, governo Andreotti da poco insediato, sì, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avvertirono il ministro di Grazia e Giustizia, che era Giuliano Vassalli, socialista, sì, che in realtà stavano per uscire i boss mafiosi per decorrenza dei termini e che chiedevano un intervento urgente per evitare che il maxi processo andasse a carte 48, come si suol dire.
Bene, Giuliano Vassalli parlò con Andreotti, Andreotti parlò con i ministri siciliani che erano Sergio Mattarella e Calogero Mannino, che entrambi sollecitarono un intervento urgente. In un pomeriggio, credo il 14 settembre, se il ricordo non mi tradisce, facemmo un consiglio dei ministri nel tardo pomeriggio e aumentammo, raddoppiammo il tempo della misura cautelare da 1 a 2 anni, in maniera tale, per gli imputati di mafia naturalmente, in maniera tale che la sera stessa i carabinieri e la polizia riarrestarono quelli che erano usciti e quelli che non erano usciti allora rimasero tranquillamente in carcere. Il maxi processo andò avanti in questa maniera e i risultati furono condanne all'ergastolo e con decine di altri anni di carcere a tutti quanti. Senta, quindi il dato vero è che la Democrazia Cristiana consentì di fare il maxi processo. Sì, ci ho detto, mi scusi. Mi voleva dire una cosa? No, una cosa io volevo dire. Ci ho detto... Cioè non si può negare che poi diciamo c'è un processo a Giulio Andreotti che riconosce i suoi rapporti e lo condanna insomma per i suoi rapporti fino al 1980 con Cosa Nostra e poi che ci sono anche altri esponenti della Democrazia Cristiana che vengono diciamo coinvolti nei rapporti con Cosa Nostra, cioè voglio dire generalizzare nessuno nessuno può immaginare diciamo pensare per esempio ad Aldo Moro come una persona collusa con Cosa Nostra, nessuno neanche lontanamente, il problema è appunto la generalizzazione, ma sulla Democrazia Cristiana siciliana diciamo c'erano dei problemi molto grossi rispetto ad alcune collusioni. Io le voglio far sentire soltanto un pezzettino di un audio di Buscetta. La faccio parlare, però le faccio sentire anche questo breve audio di Buscetta nel processo Andreotti. Sentiamolo. Signor Buscetta, lei al giudice Falcone su questo argomento, mafia e politica, che cosa disse? Dottore Falcone, noi dobbiamo scegliere chi deve morire per prima, lei o io. Perché? Sapevo che in quel momento avrei poi, fra l'altro, dovuto menzionare personaggi che reggevano la politica italiana e se oggi nel 1996 sembrano delle cose incredibili, io a voi lascio immaginare se le avrei detto nel 1984. E io questi sarei personaggi stato... che avrebbe dovuto menzionare l'84 chi erano? Posso fare due nomi. Uno era l'attuale senatore a vita... Giulio Andreotti e l'altro era Salvo Lima. E quindi mi faccia capire, nella sua mente, se lei nel 1984 avesse detto quello che sapeva su queste persone, cosa sarebbe potuto accadere? Io ritenevo che le mie sarebbero diventate solo insinuazione, sarei stato preso per pazzo e il giudice Falcone sarebbe stato trasferito ad altra sede. O sicuramente non sarebbe stato più giudice. Prego, Pomicino. Sì, io non mi faccio distrarre da questo, ma risponderò poi dopo all'argomento per il quale mi ha interrotto. Io volevo concludere la vicenda di Falcone. Sì. Falcone fu da sempre contrastato. Ho sentito che Di Matteo ha detto che una delle accuse che facevano a Falcone era che era comunista. Era l'esatto contrario. Le accuse che venivano date a Falcone era che era legato agli ambienti governativi democratici cristiani e al punto tale che il Partito Comunista contro il decreto Andreotti Vassalli che portarono i mafiosi in carcere, lei non lo ricorda probabilmente, ma i suoi ospiti che si sono susserviti in queste due commissioni, in queste due trasmissioni, lo ricorderanno. Il decreto Andreotti Vassalli fu contrastato in aula dal Partito Comunista che votò contro perché Luciano Violante spiegava che in realtà i mafiosi si potevano controllare anche fuori dal carcere, cioè volevano che in realtà i boss mafiosi uscivano dal carcere. Beh, ma un c'è po'... di più, che Giovanni Falcone, ma questo è agli atti parlamentari. Sì, ho capito, l'interpretazione se no però. Qualcuno... Non l'interpretazione.
Sta scritto. Anzi, sì. Se lei vuole leggere questo mio libro, nella Repubblica delle Giovani Marmotte, ci sono stati due capitoli in cui io ho riportato gli atti parlamentari per quello che in realtà avevano detto. Quindi incominciamo a dire che questa era la posizione del Partito Comunista. Ma andiamo oltre. Giovanni Falcone fu l'ispiratore della costituzione della Direzione Nazionale Antimafia. Bene, chi è che impedì a Giovanni Falcone di andare alla Direzione Nazionale Antimafia, scegliendo poi il primo procuratore nazionale antimafia in Sitlari? Fu tutta la sinistra politica e giudiziaria. Sbaglio o ricordo male che la sinistra comunista e la sinistra anche di Orlando addirittura accusò Falcone in diretta televisiva di mantenere nelle carte, nel cassetto, le carte che potevano inchiodare alcuni ambienti democratici cristiani? E le aggiungo di più, e vengo al punto che lei mi ha parlato. Io ho testimoniato al processo di Palermo che nel febbraio dell'89, io ero ministro della funzione pubblica, andai allo studio di Giulio Andreotti e la segretaria mi disse di aspettare perché c'erano dentro due persone. Dopo qualche minuto uscirono due persone dallo studio di Andreotti, erano Salvo Rima e Giovanni Falcone, insieme. Tanto che dissi io ad Andreotti, ma era insieme a Salvo Rima c'era Giovanni Falcone, quello che ho riconosciuto. E Andreotti mi disse, sì, è venuto a dirmi il perché ha denunciato il pentito per le triti per aver indicato in Lima il mandante dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Ora, se il presidente Andreotti fosse stato amico degli amici e se Giovanni Falcone è stato quel grande personaggio della lotta contro la mafia, se Andreotti fosse stato veramente amico degli amici, ma le sembra che Giovanni Falcone andava insieme a Salvo Rima a parlare con Andreotti del pentito per le riti? Ho allora, capito, a me mi sembra qui, che c'è una sentenza che lo condanna, no. Ma non è sbaglia anche questo, sbaglia no, anche questo, ecco qui. Allora, anche qui, no, sbaglia. No, non si citi, non si citi, me lo dica senza citarsi. Per gli anni Ottanta. Fino al 1980. Me lo dico senza citarci. Devo. Fino al 1980. La Cassazione spiega in questa maniera, fino al 1980. Sì. La sentenza di appello ha un'interpretazione dei fatti del 1980, fino al 1980, sì, alla quale può essere contrapposta un'altra interpretazione, uguale e contraria, di altrettanta forza logica. Se poi siamo in sede di legittimità, non si può censurare. Ora, che significa questo? Significa che in realtà tutti gli elementi del 1980 erano interpretazioni di fatti, per i quali la Cassazione dice che c'era la possibilità di altre interpretazioni di uguale forza logica, che in realtà però in sede di legittimità non potevano essere contestate. Infatti non è stata annullata quella sentenza. No, non è stata annullata perché in realtà poi è stato assolto. Le sembra possibile che uno è mafioso fino al 1980 e poi ha determinato nell'89 al 92 la più forte delle legislazioni antimafia che ha determinato? E allora il dato vero qual è? Andando oltre, perché io ho sentito anche Saverio Lodato, Nino Di Matteo e gli altri. Però deve essere sintetico, Pomicino, deve essere sintetico perché io ho degli obblighi. No, che devo io non rispettare. Sono sintetico, lei mi può togliere la parola. Lei mi può togliere la parola. Io dico quello che sto per la dire. Invito. Poi, se me la toglie, però mi sta interrompendo. Mi sta interrompendo. Lei deve ricordare, siccome abbiamo sentito tutto l'elenco delle persone che si sono susseguite, sì, io devo ricordare che nell'84 commissario provinciale di Palermo era Sergio Mattarella, sì, che nel 1985, un anno dopo, segretario regionale della Democrazia Cristiana era Lillo Mannino. Ora ho sentito che in realtà la trattativa Stato-mafia ha dato già delle verità. Ma abbiate pazienza. Nella ha dato un primo giudizio, in primo grado. La procura di Palermo. La procura di Palermo aveva indicato due democristiani coinvolti. Uno sì, Nicola Mancino e uno Lillo Mannino. Bene, sì, entrambi assolti. Anzi, io vi invito a leggere la sentenza con la quale è stato assolto Mannino. L'abbiamo detto. L'abbiamo non detto. So che avete detto. Io vi sto dicendo un'altra cosa. Lei non mi deve interrompere perché non mi fa innervosire. Io continuerò a parlare fino a tardi. Io non la faccio se lei mi interrompe, ma lei se lei mi interrompe ospite, continuerò. Se lei no,
Queste cose che io sto dicendo, queste cose che io sono ospite della rete, queste cose che io sto dicendo, lei non le ha fatte dire, non le ha ricordate. Come o no? Non le sa. No, le o ho appena sa, dette. O no, le ha nascoste. Lei è stato, no, io sto lei dicendo, è stato disattento. Sto dicendo. È stato disattento dicendo, perché ho appena citato, ho appena citato una lettera dell'avvocatessa Grazia Volo di Calogero Mannino e precedentemente ho detto che Nicola Mancino era stato assolto. Lei non mi deve interrompere. Vabbè. Io le sto dicendo un'altra cosa. Sì. Io le sto dicendo un'altra cosa. Le sto dicendo che se lei leggesse la sentenza che è stata pubblicata con la quale Mannino è stato assolto, vedrebbe che cosa ha detto la Corte di Assise, la Corte di Appello di Palermo, della Procura di Palermo in ordine alla trattativa Stato Mafia. Ma di questo parleremo in altro momento. Va bene. Ma il dottor Di Matteo ha detto oggi, stasera, ha detto anche che dopo la strage di Capaci, il decreto legge del governo Andreotti, che istituiva il 41 bis, trovava una difficoltà in aula parlamentare. Sì. Per cui si era preoccupato naturalmente di questa difficoltà. Lei sa chi è che faceva la difficoltà? No, me lo dica lo lei. Lo sa Di Matteo? Lo sa e non gliel'ha detto o non lo sa? Era il Partito Comunista che fece una pregiudiziale di costituzionalità che se fosse passata sarebbe caduto il 41 bis. Vabbè. Chi è che difese il 41 bis? Il pentapartito. No, va bene, no. Queste cose non le avete detto, ma perché? Perché voi avete una narrazione che in realtà offende non solo tutta la Democrazia Cristiana, offende l'attuale Presidente della Repubblica, ma che è stato commissario altro. E leader indiscusso della Democrazia Cristiana siciliana. Questo non la glielo... famiglia Andreottiana. Questo non, so che cosa questo sia. Non glielo io lascio non so. Passare. Lei non mi deve interrompere. No, io la interrompo lei, invece, lei la interrompo. Lei, non gliela lascio passare offeso, perché noi offeso, abbiamo sempre parlato con offeso, estrema attenzione, offeso, non soltanto, non soltanto della, di Sergio Mattarella, no, ma no, di tutte le vittime di mafia. E io però adesso le devo togliere la parola. Perché purtroppo no, devo andare in detto, devo, lei me la toglie devo, quando devo chiudere vuole. La trasmissione. Lei me la toglie quando vuole. No, lei me la toglie quando vuole. Io le sto dicendo che tolgo. Lei deve chiedere scusa alla Democrazia Cristiana. No, non mi faccia come l'avvocato, come l'avvocato di Contrada. Da Mannino e da Mattarella. No. Mannino e Mattarella allora. Sono stati riferimenti essenziali va della bene. Democrazia Cristiana. Va bene. E lei invece non chiede scusa. E sa che, le dirò l'ultima cosa. Sì. Sa che cosa mi insegnavano i miei genitori quando ero ragazzino? Sì. Che certo si può sbagliare, tutti possono sbagliare. Però quando uno sbaglia, chiede scusa. E se non chiede scusa, è un mascalzone. Niente altro che questo. Va bene, mi tengo il mascalzone. Adesso mi può anche interrompere. Mi tengo il mascalzone. Grazie, Pomicino. Grazie. I mascalzoni sono altri. Va bene, grazie. Allora, beh, insomma, chissà perché alla fine di ognuna di queste puntate c'è sempre qualcuno che mi chiede di chiedere scusa. Ma a proposito di nervi scoperti, che mi pare che sia il tema di chiusura di questa puntata, anche il nome del procuratore Di Matteo in queste ore è, diciamo, non solo di attualità, ma sta su tutte le prime pagine dei giornali per lo scontro con il ministro della giustizia Bonafede. Naturalmente, ieri sera, avendo di fronte Nino Di Matteo, non potevamo farci sfuggire l'occasione. E così sentite che cosa gli abbiamo detto, ma prima di sentire che cosa gli abbiamo chiesto, guardate qual era il motivo, l'origine di questo scontro che diciamo si riferisce a Nonella Arena di, credo, un paio di settimane fa. Guardate. Venni raggiunto da una telefonata del ministro Bonafede, il quale mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o, in alternativa, mi disse, quello di direttore generale degli affari penali. Io chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta. Nel frattempo, questo è molto importante che si sappia, alcune note, informazioni che il GOM della Polizia Penitenziaria aveva trasmesso alla Procura Nazionale Antimafia avevano descritto la reazione di importantissimi capi mafia. Quei capi mafia dicevano: se nominano Di Matteo è la fine. Andai a trovare il ministro 48 ore dopo, avevo deciso di accettare la nomina a capo del DAP, ma
ma improvvisamente il ministro mi disse che sostanzialmente ci aveva ripensato e che nel frattempo avevano pensato di nominare il dottor Basentini, e mi chiese di accettare il ruolo di direttore generale al ministero. Io ho chiamato il dottor Di Matteo per la stima che ho nei suoi confronti, parlandogli, come lui ha correttamente chiarito, parlandogli della possibilità di individuare e di fargli ricoprire uno dei due ruoli di cui ha parlato lui, dicendogli che era mia intenzione farle scegliere praticamente a lui, ma comunque gli ho detto venga a trovarmi e scegliamo insieme. È stato proprio così. L'idea, sì, per cui io il giorno dopo, in virtù di non so quale paura sopravvenuta, io avrei ritrattato una proposta e un'idea, e allora, mi piace dirlo, che non sta né in cielo né in terra. Va bene, quindi se l'è inventata Di Matteo. Mi faccia finire, è una percezione che è stata, è legittima, ma è una percezione del dottor Di Matteo. Questa è una doppia telefonata e adesso sentite che cosa Di Matteo dice, ma con attenzione perché le parole hanno un peso. Sentite che cosa gli abbiamo chiesto. A proposito dei conti col passato, c'è un passato anche di un paio di settimane fa. Lei ha fatto un intervento a Non è l'Arena sulla 7 nel quale ha detto alcune cose che riguardavano un'offerta che il ministro della giustizia Bonafede le aveva fatto a proposito di una scelta tra il DAP e la direzione degli affari penali, che peraltro non è la stessa direzione dal punto di vista del peso specifico, neanche lontanamente di quella che invece Guido Falcone. Lei confermerebbe parola per parola quello che ha detto in quella telefonata? Ci mancherebbe, confermo assolutamente tutto. Non voglio ulteriormente tornare sull'argomento, ci tornerò se sarò sentito in qualche sede istituzionale e in quella sede ripeterò i fatti e li circostanzierò. Ma qui le posso soltanto dire che non è stata una percezione. Quello che ho detto è chiaro e lo confermo parola per parola. Chiaramente nella telefonata non ho potuto circostanziarlo ulteriormente. Se in sede istituzionale verrò sentito, lo farò in qualsiasi sede. Altrimenti certamente non posso accettare che si faccia credere che io abbia detto qualcosa che non corrisponda alla verità. Più chiaro di così non si può. Confermo parola per parola. E se me lo chiederanno nelle sedi istituzionali circostanzierò quello che ho detto nella telefonata a Non è l'Arena. Sono le 23:51, fra 9 minuti è il 28 maggio del 2020, esattamente 40 anni fa veniva assassinato a Milano Walter Tobagi. Era un mio collega al Corriere della Sera e quel delitto fu un delitto tremendo, ingiustificato, ingiustificabile, e questa puntata, se me lo permettete, la vorrei dedicare proprio a Walter, al ricordo del suo modo di fare giornalismo pacatamente ma senza fare sconti a nessuno. E adesso per chiudere vi vorrei lasciare con un documentario, Our Godfather, che è la storia della vita, un documentario sulla vita segreta di Tommaso Buscetta, un uomo che è stato celebrato adesso anche nel film Il Traditore, un uomo molto particolare, un uomo d'onore che non si è mai pentito, ma nello stesso tempo ha collaborato con la giustizia ed è sicuramente uno dei più grandi artefici, forse l'artefice numero uno di quel maxi processo istruito da Falcone e Borsellino, che portò alla condanna di 350 mafiosi circa e che poi fu uno dei motivi per cui sia Falcone che Borsellino furono uccisi. Guardatelo perché sono immagini
eccezionali vanno al di là di un film e la vita vera di un mafioso che per collaborare ha visto sterminare intorno a sé tutta la famiglia. Noi ci vediamo mercoledì. Grazie.